le cotte come lo faceva la la, dalle le zucchine che buone che sono come le faceva la la, il cotechino cotto macinato fino fino come lo faceva la la, ma la la non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirodi, si è agganciata e resta lì, ma la la non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirodi, si è agganciata e resta lì. Gnocchetti alla sarda che faceva lalla, gli so cucinare anch'io. I pomodori secchi che faceva lalla, li faccio molto meglio io. Fagiolini arrosto conditi alla sarda, gli so fare solamente lalla. Ma lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirodi, si è agganciata e resta lì. Ma lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirodi, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. Allora, signori sardi e non sardi, tutti a posto? Oggi dobbiamo fare gli gnocchetti sardi alla sarda, alla campidanese, con un bel ragù. Eh sì, ci siamo, cari miei, è quasi tutto pronto, sì? Allora, questo me l'aveva insegnato nonna Peppa. Nonna Peppa me l'aveva insegnato. Grazie per i salutini che mi state mandando. Che simpatici che siete, ma siete veramente simpatici. Eh sì, siamo quasi pronti. Allora, mi hanno chiesto dai paesi, da Fordongiano, quando è che fate i gnocchetti sardi alla campidanese? Perché volevano venire loro. No, li faccio io. Mi dispiace per loro, ma li faccio io. Eh sì. Già. Vediamo se cominciamo a vedere qualche cosa che funziona. Vediamolo un pochino. Quasi. Ancora un pochettino così. Ancora un pochettino. Nonna Peppa si alzava la mattina alle 4 a cominciare a mettere la farina. Mio nonno poi si alzava e se ne andava in campagna a lavorare. Sì, me lo ricordo. Poverini. Erano bravi. Che bellini, guardate che belli che sono, guardate. Che bellini che sono, guardate che bellini che sono. Avete visto che bellini che sono? Guardate, che bellini che sono, guardate. Guardate che bellini che sono, guardate. Uno a uno, piano piano. Guardate come vengono belli, guardate, guardate. Opla! Ma la la non c'è più, si è fidanzata ormai. Dobbiamo lavorarla ancora un pochettino. Ma la la non c'è più. Allora, in antichità venivano fatti col grivello, in sardo lo chiamavano sugiviru, invece oggi si usa la tavoletta zigrinata, la vedete qui, si appoggia la pasta e si fa il movimento di fare il maloreddu, lo vedete qui, guardate che bello che è, guarda. Che saporiti che sono. E si mettono così appoggiati perché poi devono prendere un po' d'aria per seccarsi un pochettino, eh? Va. Faccio così e scendono direttamente lì, guarda. Ah, che bello, guarda, guarda. Che bellini che sono i malloretti, guarda, e devono essere tutti di misura, guarda, uno grande e uno piccolo, come li sa fare Desolina, eh? Mi hanno chiesto a me a che età mi ero fidanzata, c'era gente che mi voleva che ero troppo piccola, io dicevo no, c'era uno che mi diceva, ma dai un bacino, no, guarda, vattene via, se no ti... Baba? Li mandavo via, li mandavo via, erano delle persone bacione, le chiamavo io, quelli che bacionavano molto. Guardate, vedete come scendono bene, guarda.
Oddio, ma Lorenzo, che bello che sono guardato che voleva solo. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pino, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. Ah, che bello. Adesso questo attrezzo è un attrezzo moderno, però gli fa bene lo stesso. Però quando li faceva nonna era un'altra cosa. Oggi sì, li facciamo, ma c'è sempre il ricordo di nonna in testa. Questa è la cosa più... Guarda, vedete? Imparate a farli a casa. Li dovete fare quasi tutti uguali. Se non sono uguali, poi la pancia non li dirigisce. Ah, che belli che sono, guardate. Allora, siamo pronti, come vedete, i nostri Malloreddus sono già pronti, vedete? Guardate, qui ho già preparato il ragù, guardate che bello, sta bollendo, lo vedete? Eh? Che cosa bella! Allora io vado a spostare questo, lo mettiamo di là, per stare attenti, perché il fuoco brucia. Mettiamo questo qua e aggiungiamo un po' d'acqua, aggiungiamo un po' d'acqua col mestolo, così, eccolo qua, e mettiamo la mia raviola, la mia malloreddata, la mia malloreddata, così. Eccolo qua, siamo quasi pronti. Che subito ci va il nostro raguino. Eccolo qua. Il ragù è fatto con delle verdure, un po' di carne, carote, sedano. Ecco qua, è già sufficiente. Così. Ah! Come la faceva Lalla, ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai. Eccolo qua. Ah, che buoni che sono, zio nonna Peppa quando li... Allora, come vedete sono pronti ormai. Però prima ancora di servirli voglio aggiungere due foglie di basilico perché lo insaporisce nel momento adesso, perché io adesso vado a spegnere, ecco qua, e questo basilico gli dà subito questo profumo. Se lo sentite che profumato che è questa cosa qui, è una cosa incredibile, mamma mia, se la sapesse Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pirodi, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. Eccoli qua, gnocchetti alla campidanese col ragù e con la verdura, guardate che bello, guardate. E allora sopra una piccola decorazione col cannonau, col cannonau, cannonau, altro che nonnau, incomincio a nai mo ideo. Guardate che roba bella, guardate. Gnocchetti alla campidanese, chissà tutti quei sardi che sono in giro, che non sono più in Sardegna, come faranno senza il Malloreddus? Me lo immaginavo io, sì sì. Allora, siamo pronti, prima poco a poco mi sciacquo la bocca. Allora, pronti? 1, 2, 3. Che musica! È veramente un ballo sardo questa cosa qua. È proprio un passo d'orrau, torrau ad ommu tua, tornato a casa tua, passo d'orrau, Malloreddus alla campidanese! Chi non ne ha lo vorrebbe. Ciao a tutti! Ciao!
Ciao!